luogo in cui tutto sommato io penso che faccia bene anche al sistema immunitario. Con Stefano Massini e Elio Germano il Teatro della Pergola si sta riempiendo di spettatori, ma non è che il preludio a una stagione ricchissima di spettacoli. Proprio grazie alla capienza massima, dopo 16 lunghi mesi di chiusura di tutto il comparto dello spettacolo dal vivo, si ricomincia a programmare cartelloni e a riavviare la campagna abbonamenti al Teatro della Pergola, uno dei più antichi d'Italia, e al Teatro Era di Pontedera, dal 28 dicembre all'8 maggio. Si ricomincia a sperare, bisogna tenere duro perché altri stati, lo vediamo, hanno abbassato la guardia e ricominciano a pagare, quindi bisogna tenere duro, ma il teatro sta dimostrando che è un luogo sicuro. Alla presentazione anche l'ex assessore alla cultura di Palazzo Vecchio, Tommaso Sacchi, impegnato ora nella nuova giunta comunale di Milano, che resta alla guida della Fondazione Toscana Teatro, d'intesa con i soci, presidente della regione e la Fondazione CR Firenze. Berzan Ospetek, Isabelle Huppert, Bob Wilson, insomma solo per fare alcuni nomi, Massini, che è stato anticipato, diciamo, questa grande ondata di nomi straordinari del teatro che andranno volentieri anche nel bellissimo Teatro Era di Pontedera, che è diventato un luogo di innovazione, di racconto, di dinamiche uniche per il teatro nazionale. Il teatro come luogo del confronto per eccellenza, ma anche come luogo sicuro, ora con la capienza al 100% grazie alle mascherine, grazie al Green Pass che ha restituito la libertà di lavorare a migliaia di addetti, agli attori e al pubblico la libertà di emozionarsi di nuovo.